Amici followers, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi vi voglio portare un'altra guida che vi può essere particolarmente utile per le vostre scorribande su Final Fantasy VII Rebirth. Prima della visione del video vi consiglio come sempre di mettere un like al video in questione, iscrivervi al canale e attivare la campanella per le notifiche. Ma adesso andiamo al video. In Final Fantasy VII Rebirth una serie di materie molto utili aspetta di essere scoperta nel corso del gioco iniziale. Alcune possono trovarsi in luoghi casuali ben nascosti, ma altre sono letteralmente sotto il vostro naso. Ma andiamo nei dettagli. Dopo aver completato la missione secondaria Livestock Bane, sarete condotti automaticamente a una posizione particolare proprio in questo punto. Potete seguire questa indicazione e raggiungere un'isola in mezzo all'acqua, facilmente accessibile con un chocobo o attraversando nuoto. Mentre attraversate l'acqua noterete qualcosa che brilla in lontananza. Sorprendentemente è stata inserita qui una materia di valore, e l'area è anche ricca di oggetti tra cui numerose benedizioni planetarie che non si trovano ovunque nel gioco. Assicuratevi di fare incetta di tutti gli oggetti. Tra i tesori troverete anche la Precision Defense Focus Materia, che migliora il blocco con un tempismo perfetto. E a mano che incrementerete il livello di questa materia otterrete una maggiore flessibilità nel bloccare gli attacchi nemici, eliminando la necessità di un tempismo perfetto. In buona sostanza, equipaggiando questa materia è sufficiente avere un buon tempismo quando il nemico sta per attaccare. Bloccando efficacemente disturberete il nemico e lo respingerete, concedendovi il tempo per eseguire attacchi devastanti. La progressione di questa materia amplifica il vostro margine di errore, consentendovi di bloccare con maggiore efficacia. Quindi, oltre alle abilità innate di Red 13, questa materia si rivela un'aggiunta eccezionale. Utilizzatela per interrompere la concentrazione del nemico e guadagnerete vantaggio in battaglia. Passiamo ora alla materia successiva, la Cleansing Materia. Acquisire la Cleansing Materia nei campi d'erba presenta una sfida intrigante, poiché richiede il completamento della missione Where the Wind Blows. Il prerequisito per attivare questa missione è la conclusione di Livestock Bane, che ha luogo a Oliver's Farm. Completata questa fase, la missione Where the Wind Blows si sblocca e una volta completata, una materia verrà rilasciata durante la scena finale. Potrete facilmente raccoglierla per integrarla al vostro arsenale. Questa materia diventa particolarmente preziosa se i vostri personaggi sono afflitti da diversi stati avversi come avvelenamento o altri effetti negativi, poiché consente di purificarli, evitando danni nel tempo. Inoltre questa materia può risultare estremamente efficace durante lo scontro con il Midgar Sommer. Tenete a mente che Chedley vanta un vasto assortimento di materie, ma per accedere ad esse dovrete accumulare punti Intel. Ciò significa completare tutte le missioni e gli obiettivi d'oro segnati sulla mappa, ed è una tappa che vi consiglio di affrontare immediatamente. Una volta accumulati punti a sufficienza, ovviamente avrete accesso a materie cruciali. Tra queste, la materia fuoco e ghiaccio è di particolare importanza. L'acquisto diventa fondamentale poiché normalmente avere una materia separata per fuoco e ghiaccio occupa esattamente due preziosi slot. Acquistandola da Chedley, libererete entrambi quegli slot, consentendovi di utilizzare altri potenzialmente utili. Un esempio, potreste allocare uno spazio per l'aumento degli HP, garantendo a Cloud una maggiore resistenza. Quindi è una mossa strategica per ottimizzare lo spazio delle materie. Un'altra materia cruciale da procurarvi da Chedley è l'autocast, disponibile in diverse varianti. L'autocast riveste un'importanza vitale quando è collegata a qualsiasi materia magica che potrete utilizzare. Immaginate per esempio di assegnare un autocast ad Aerith, collegandola a una materia di cura. Assicuratevi che il collegamento sia con un incantesimo effettivo, evitando di associarlo a Prayer, che rappresenta un'abilità e non un vero e proprio incantesimo. Questo, in particolare, è essenziale per massimizzare l'efficacia di questa strategia. In breve, l'utilizzo dell'autocast con incantesimi curativi come cura su Aerith garantisce che la sua assistenza sia automatica e tempestiva quando la salute di Cloud, per esempio, ne ha bisogno, eliminando la necessità di cure manuali. Il terzo elemento di particolare rilievo tra le materie da acquistare da Chedley nei campi erbosi è la materia Auto Unique Ability. Chedley offre due varianti, entrambe altamente consigliate, soprattutto per Barret e Tifa. Questa materia consente l'utilizzo automatico delle loro abilità uniche come Overcharge e Bring the Heat per Barret e Unbridled Strength seguito da Omni Strike per Tifa. Ciò potenzierà significativamente l'output di danno del tuo party durante le battaglie, rendendo gli altri membri più autonomi e potenti. Assicuratevi di aggiudicarvi anche questa materia, ovviamente. Oltre agli acquisti da Chedley, alcuni simulatori di combattimento offrono materie cruciali, ad esempio la materia First Strike è particolarmente potente.
equipaggiandola su Cloud, vi permetterà di accumulare rapidamente la barra ATB, consentendovi di eseguire mosse speciali fin dall'inizio della battaglia. Questa materia può fare la differenza permettendo al vostro team di prendere un vantaggio immediato durante gli scontri. Per ottenere questa materia potrete completare la missione Intel denominata Horror on the Range, specificamente di livello 19. Selezionandola otterrete le istruzioni necessarie che richiedono di sconfiggere il Venorath e l'Emnidank, riconoscibili sulla mappa per le spade incrociate. Assicuratevi di completare gli Intel Fiend per sbloccare questo simulatore di battaglia e acquisire rapidamente la preziosa materia. Un altro componente di grande interesse che potrete ottenere dalle sfide di combattimento è legato al Biological Intel, chiamato No Time Enemy. Questo fornisce una materia Enemy Skill che include automaticamente una skill nemica chiamata Sonic Boom. Valutando nemici in diverse regioni durante il gioco otterrete nuovi intel biologici che vi consentiranno di accedere a nuove abilità nemiche. Un esempio affascinante è ottenibile nei campi erbosi prima di procedere ulteriormente. Valutando 16 nemici e sconfiggendo il boss segreto dell'area sbloccherete il Biological Intel Blinded by Light Challenge. Affrontando nuovamente questo boss otterrete la sua skill chiamata Plasma Discharge, incredibilmente potente, e assegnandola a Cloud e combinandola con la materia First Strike, discussa in precedenza, potrete infliggere danni straordinari. Ogni volta che la barra ATB si riempie, il fulmine si scatena immediatamente, conferendo al vostro personaggio una potenza formidabile in battaglia. Ci sono due materie fondamentali che potrete ottenere facilmente per potenziare i vostri personaggi in Final Fantasy VII Rebirth. La prima è la materia HP Up, accessibile completando un tutorial di combattimento nella Beginner Hall. Impiegate pure Cloud e Barret per completare il tutorial e sarete ricompensati con la materia HP Up. Come suggerisce il nome, questa materia può essere assegnata ad un personaggio per incrementare il suo totale di HP. Inoltre, man mano che la materia si livella, l'effetto di aumento di HP diventa più sostanziale. Potrete anche accumulare più copie di questa materia per ottenere un incremento maggiore. La seconda materia è la MP Up, ottenibile completando un tutorial di combattimento con Red 13. Basta familiarizzare con le meccaniche di gioco di Red per guadagnare la materia MP Up. Questa materia aumenterà la quantità di MP disponibile al vostro personaggio, consentendogli di lanciare più incantesimi o incantesimi più potenti durante le battaglie. Un'aggiunta interessante si trova all'Emporio di Moogle, dopo aver completato tutte le missioni Moogle per sbloccare il negozio. Nelle praterie individuerete un oggetto chiamato HP Materia Earrings. Questo accessorio funge praticamente da materia inserita in un accessorio, offrendovi un ulteriore slot libero per le materie sotto forma di accessorio. Assegnandolo ad un personaggio potrete ulteriormente incrementare i suoi HP. Per raggiungere la successiva destinazione dirigetevi verso ovest seguendo il percorso sul quale noterete un cancello aperto. Utilizzate le condutture sulla minimappa come punto di riferimento per orientarvi e troverete questo cancello aperto. Procedete attraverso di esso scendendo fino a raggiungere il porto nelle praterie, un'importante destinazione sulla mappa, seguita da un'altra materia. La materia in questione è la Item Master e se desiderate saperne di più, essa amplifica l'efficacia degli oggetti utilizzati in battaglia. Man mano che questa materia si livella, la sua potenza cresce dal 30% al 50% e la sua utilità risiede nel migliorare l'effetto degli oggetti utilizzati durante le battaglie e può essere particolarmente efficace quando usata strategicamente. Un'altra materia di interesse è la P-Up, un elemento raro che non troverete facilmente. Forse ne incontrerete una più avanti, probabilmente nel capitolo 9. Tuttavia, la potenza della materia P-Up è significativa, accelerando notevolmente la crescita di altre materie quando collegate ad esse. Questo potenziamento rende più veloce il passaggio di una materia da livello 1 a livello 3 o 5. Utilizzate questa materia per potenziare le altre, garantendo materie più potenti per i vostri personaggi. Un avviso importante: dovrete affrontare la battaglia nelle paludi durante una missione principale della storia, entrare nelle miniere e seguire un percorso specifico per raggiungere la materia AP Up. Ricordatevi che raggiunto questo punto nelle miniere di Mithral non sarete in grado di tornare indietro, quindi impegnatevi completamente nelle miniere prima di raccogliere la materia AP Up. E con questo è tutto ragazzi per il video di oggi, come sempre vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo alla prossima con nuovi contenuti. Ciao a tutti ragazzi!